Ma buon salve a tutti! Oggi siamo tornati con un'ennesima reaction ed era da un bel po' che non vedevo video di trash italiano. E che fai? Te ne privi? Certo che no! È certo che no che non te ne privi! Perché il trash italiano va goduto, va visto, almeno una volta nella vita. Bisogna vederle queste cose. E niente, e oggi siamo qui per vedere Trash Italiano. Vi ricordo, prima di iniziare, di seguirmi su tutti i social possibili ed immaginabili, che trovate il link nella descrizione. E che altro? Volete anche lasciare un bellissimo like e iscriverti al canale? Perché no? Sto aspettando, Pigia quei tasti, pigia, pigia. Hai tutto il tempo della tua vita per farlo, ma ti consiglio di farlo adesso. Vabbè. Io direi che possiamo iniziare con il trash che ormai sono abituatissimo a vedere. Iniziamo con questa intervista al telegiornale, credo sia per il Covid. Non abbiamo Green Pass, Ah, purtroppo perfetto, no, iniziamo e siamo al benissimo. contrario pure, però non abbiamo fatto in tempo a farlo. Cioè, sono al contrario. Perfetto. Però non avevano fatto in tempo per fare il viaggio sul treno. Cioè, loro pensano al viaggio che devono fare sul treno, non al fatto del vaccino, Covid. Cioè. Nemmeno il tampone. Ma non mi. Abbiamo fatto in tempo. No, come la metteremo? E mo so cazzi. Succederà? Mi faranno scendere? Ho i miei dubbi. Ho i miei dubbi. Lui ha capito tutto su come va l'Italia. A puttane. Anche perché dobbiamo andare a un funerale, se Ah, no e sto qual è qua il ancora in problema? No! vacanza. Sono fiducioso. Io non scendo dal treno, come sicuro. Piuttosto scende giù il controllore, ma io no. Ah, benissimo! No! Scommetto che il signore. Lo Cosa è sapevo! successo? Ci ha fatti scendere. Ci ha fatti scendere! Qualche minuto prima. No, scende il controllore. 5 secondi dopo. Ci ha fatti scendere. Ma va, cosa poteva fare? Darmi un bacetto? Ma andiamo avanti. Una delle cose che dobbiamo sottolineare è il fatto che al momento non esista una nazione a rischio zero. Ok. E che Ma cosa è pronto? tutto. È tutto pronto? È tutto pronto! È tutto pronto! È tutto pronto! No, però non va bene così. One minute. In questo momento bisogna attivare coscientemente. Oh, io cazzo Sì, no, no, ma è sacrosanto il tuo. Posso dire che questa cosa mi è successo anche a me, non nel senso che mi hanno urlato e pronto, sono passati dietro le mie spalle mentre ero in live o anche quando ho fatto un'intervista. Ecco perché preferisco di quell'intervista la parte audio solo e non la parte video. Ma succede a tutti, succede anche a personaggi del genere, a politici, cioè. È la normalità, tutto ciò in diretta. Perfetto. Giuseppe, girati! La signora che urla. Giuseppe, girati! È top, bar, bar. Giuseppe, girati! Calmi i suoi ormoni, signora, calmi i suoi ormoni. Come vorrei essere al posto della tua fidanzata! No, mi dissocio. Non faccia sogni erotici con il caro Conte. Signora, si calmi, si calmi. Chiamate qualcuno, questa sta messa male. Ha bisogno di zippare. È una brava ragazza. Oh, Gesù, questa clip è storica del 2021. Come non spegnere una candela? Che cazzo ci vuole? Ma che cosa? Ha perso l'ossigeno. Ah, ce l'ha fatta. Con i suoi tempi, ma ce l'ha fatta. Non mi ricordo se era lei. C'era un'altra invece che lei si era venuta la dentiera mentre soffiava. Ma ok, Ornella ci regala sempre delle perle super trash. Ricordandoci quando cantò quella volta storica. Luca, Costanza, noi siamo un po' provate, eh. Hai sentito Ciao. la storia che abbiamo raccontato dello No! scambio in culla? Ma che cazzo? Scusate. Signor Sarà così Gatto. per tutta la Signor Gatto, si calmi. Ma adesso mi sono reso conto. C'ha il rossetto sui denti, sui canini. C'è i canini rossi. Sì, è un po'. Amore, sì. Ma quando si mette il rossetto non se lo mangi, signora. Ora capisco perché il gatto è incazzato. Uno, perché l'hanno portato contro la sua volontà in un programma. Poi ha visto la donna con il rossetto sui denti. E in più credo l'abbiano messo un collare. Trasportino, te lo apro io, C'era. aspetta. Te lo Cioè, apro io vabbè. perché Milo si sta innervosendo. Vai.
No, mi sa che non vuole... Ah no. È riuscita ad entrare, per fortuna. Mi sa che non ci ha fatto vedere il dopo perché... Non è una bella scena. Vediamo un po' un Alba Parietti in versione Damiano De Maneskin. E parla, la gente purtroppo parla. Non sa di che cosa parla. Tu portami la testa a galla. Che qui mi manca l'aria. Che cazzo è? Ma sono fuori di testa. Ma diversa da loro, e tu sei fuori di testa, ma diversa da loro. Cos'è sta merda? Cos'è sta merda? What the fuck? Spero abbia perso la puntata, sia arrivata ultima degli ultimi degli ultimi. Che cazzo sto vedendo? Ma qualcuno mi spieghi cosa serve lei in televisione? Non serve a un'emerita ceppa, a nulla, fa solo la presenza. Di esprimersi non è che si esprime chissà come. Di cantare fa cagare a cantare. Imitare anche fa cagare a imitare. Cosa cazzo ci fa lei in TV? La bella statuina, che poi non è nemmeno bella, quindi. Ma andiamo avanti, non siamo a fare dissing qui. Innanzitutto ti devo ringraziare. Oh, la regina. È stato tutto a merito di Amedeo. Aspetta, non si chiamava Amadeus, ma si chiamava Amedeo. Perché lui mi ha portato a Sanremo. A Sanremo ho conosciuto Fedez. Fedez, ci manca solo che lo chiamava Fedex. Fedez, con due S, manco con la Z. Grande! Grande, scommetto che è stato onoratissimo il signor Fedez nel sentire queste bellissime parole. Carlotta dell'Isola, ma dell'Isola è il cognome, non lo so. Ragazzi, Nello mi ha chiamato dicendo che ha il mal di collo. La famosa torcicale. La famosa torcicale, ma che cazzo? Non l'ho mai sentita nominare la torcicale, non so, è una nuova malattia del collo, una nuova cosa, qualcuno mi spieghi, esperti, dottori, spiegatemelo, non lo so, o sono io che sono ignorante in materia, cos'è la torcicale? Allora, prima di tutto, comprati un dizionario, seconda cosa, perché ti inventi le parole, cioè, l'Accademia della Crusca metterà anche questa parola come il famoso petaloso, non lo so, tanto ormai, tanto l'Accademia della Crusca mette solo le parole di gente ignorante. La famosa torcicale. Chi me l'avrebbe mai detto che un giorno io sentivo la parola torcicale? Andiamo avanti che è meglio, perché non possiamo andare avanti così. Michetti sostiene tutto il centrodestra, quindi il grande Mentana. Scusatemi, ma un ritorno audio. Non è solo il ritorno audio, direi anche sparaflesciata la luce sia del sole che credo di qualche faretto. È così bianca che sembra un cadavere vivente. Un suo arrivo al ballottaggio. Hai delle luci che sembri Barbara D'Urso. Aspetta che vediamo di Mentana, bello, sembri Barbara D'Urso. Torniamo da Tetra. No, rivediamo. Grande, adoro Mentana. Ora capisco perché la gente segue molto le sue maratone. Altro che le maratone di le maratone di Mentana sul top. Ma andiamo avanti, vediamo un po' una Cipriani abbastanza nervosa. Amore, aprimi. Oh, state calma. No, per carità, ma che fai? Ma Francesca, ma sei... L'ha rotto la scenografia. Una parte di scenografia. Ma calmatela, chiamate qualcuno, un calmante, un qualcosa. Ho capito che c'è il tuo ragazzo, ma state calma. State calma. Niente, l'abbiamo persa da un sacco di tempo, lei. È troppo... agitata. Oh, un po' di collegio che non fa mai male. A proposito, da mercoledì sul canale Viola ogni fottuto mercoledì reaction al collegio. È tornato quel periodo dell'anno. Andiamo avanti, vediamo un po' questa Maria Sofia, Pia, Federico e chi più ne ha più ne metta. Mi chiamo Maria Sofia, ho 16 anni e io non spero di cambiare il mondo, sono convinta che lo farò. Ma questa è una Greta Thunberg che ci ha creduto poco, non lo so, è una cica mala. Sono una tipa decisa, passionale, che non si arrende mai e sa esattamente ciò che vuole. Bene, se sei così passionale, contattami, cioè, mi è passata la voglia di conoscerla, sono sincero. Io voglio cambiare il mondo. No, vabbè, io voglio cambiare il mondo, no, io voglio cambiare il mondo. Ma c'hai 16 anni, che devi cambiare il mondo? Ma vai a cagare. Mi sembra una Lisa Simpson dei poveri. Pure lui non è che sta messo bene, 15 anni. Ho 15 anni, sono pettegolo e ogni mio pensiero è scioccissimo, scioccante. Ma che cazzo è quel balletto? No, rivediamo il balletto, signori.
sono pettegolo, ecco, sia dal punto di vista culturale ma anche dal punto di vista televisivo. Ah, quindi un critico televisivo lui. Perché non fa le reaction sul canale Viola? Al meglio di no. Io seguo Barbara D'Urso e la so anche a imitare. Segui la migliore, guarda. Benvenuti, ieri eravamo il 99% di share, grazie col cuore. Noi ritorniamo subito dopo la pubblicità, contatemi insieme a me. Ma che cazzo? Poi l'ha fatto il Rai che la concorrenza, cioè un genio, un genio. È un idiota più che un genio. Follettina Creation che cerca di fare i capelli. Ah, ho capito come si fanno. Sì, sono sicuro 100% che l'hai capito. Prima che si staccano i capelli, leva! Faccia strana perché ci sto capendo. Chi se ne frega della tua faccia, è sempre strana. E non c'è riuscita! Mamma mia, grande Follettina, ci regali delle perle uniche. Che bello il mondo dell'internet. E il mondo dell'internet e della TV è una cosa unica. Va bene, io direi che possiamo chiudere qui questo video. Non mi sono reso conto, ma ho preso troppe clip, ero troppo abituato alle live. Ma vabbè, spero che vi sia piaciuto. Ovviamente lasciate un bellissimo like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, seguitemi su tutti i social possibili ed immaginabili che trovate il link nella descrizione. E noi ci vediamo alla prossima Tresciata.